A quanti di voi sarà sicuramente capitato, magari nuotando in riva al mare, magari passeggiando sul bagnasciuga, di percepire qualcosa di gelatinoso e in seguito avvertire a una gamba o un braccio un dolore istantaneo? Bene, siete appena entrati in contatto con una medusa. Salve a tutti, io sono Luigi e questo è Luigi per caso e oggi parleremo di meduse. Meduse, esistono da 500 milioni di anni, galleggiano nei mari, negli oceani di tutto il mondo, da epoche veramente così antiche che non esistevano neanche gli alberi. E diciamo che le meduse non sono cambiate per niente, tuttavia è difficile fare un'affermazione sulle meduse preistoriche, perché non ci sono rimasti molti fossili. Direi un animale che è composto prevalentemente da acqua, è difficile che fossilizzi adeguatamente. Inoltre ci vuole una certa fantasia per definire fossili di medusa delle rocce che sembrano cappelle di funghi porcini. Però questo è il lavoro dei paleontologi. Allora, cominciamo col sistemare le meduse nel regno animale, sì, perché le meduse sono animali, sono organismi pluricellulari e appartengono al phylum, cioè al tipo degli cnidari. Si dividono a loro volta in cinque classi: scifozoi, cubozoi, idrozoi, antozoi e staurozoi. Gli scifozoi sono così chiamati per la loro forma simile al vaso greco dello scifos. Cubozoi, invece, perché appunto la loro cupola assomiglia a un cubo. Idrozoi invece sono degli organismi che possono assumere varie forme e possono vivere in comunità oppure come singoli. Poi ci sono gli antozoi, che sono i coralli, ma anche le stesse attinie e le anemoni di mare sono degli antozoi. E poi ci sono gli staurozoi, che sono degli organismi che hanno acquistato una classe propria soltanto negli ultimi anni. Una cosa che potrebbe sembrare controintuitiva e che a me fondamentalmente ha fatto diventare abbastanza pazzo è il fatto che la medusa non è un animale, ma è la forma che può assumere un animale appartenente al gruppo degli cnidari, perché gli organismi di questo gruppo, e quindi delle varie classi, possono assumere o la forma di polipo oppure la forma di medusa, oppure cambiarle durante la vita. Diciamo che le differenze tra polipo e medusa sono abbastanza scarse, alla fine sono uno l'opposto dell'altro. La differenza principale è che il polipo ha un piede che gli consente appunto di strisciare veramente molto 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 lentamente sul fondale e basta. Quindi il polipo resta quasi completamente fermo per tutto il resto della vita, mentre la medusa si lascia trasportare dalle correnti, facendo appunto parte del plankton, cioè degli organismi che si lasciano trascinare dalla corrente. Visto che in questo video parleremo appunto di meduse, io direi di tralasciare i polipi e parlare dell'anatomia delle meduse. Allora, le meduse sono composte da oltre il 90% da acqua e si reggono in piedi grazie a uno scheletro idrostatico e molte proteine. Questo spiega come mai le meduse, quando vengono esposte al sole, si squagliano. Allora, si sviluppano su tre strati. Lo strato più esterno prende il nome di ectoderma, lo strato più interno prende il nome di endoderma. Questi due strati sono separati da un colloide che prende il nome di mesoglea. È questo composto che dà la consistenza gelatinosa alla medusa stessa. Diciamo che la medusa si può dividere in due parti. Abbiamo la parte della campana, la parte superiore che si può toccare, e la parte dei tentacoli in basso. Allora, all'interno della campana si trova un sistema nervoso primitivo che consente, per esempio, di riconoscere il buio dalla luce. Una cosa che potrebbe sembrare abbastanza stupida, tuttavia alle meduse può aiutare. Inoltre, questo sistema nervoso primitivo consente di controllare l'anello muscolare che muove la campana della medusa stessa, facendolo stringere e poi rilassare, creando così un moto d'acqua vorticoso che consente alla medusa di correggere il proprio moto, perché alla fine non è che si impegnino così tanto, sono pigre, sanno di essere trasportate dalla corrente.
Una cosa veramente sconvolgente è il fatto che le meduse abbiano degli occhi, che prendono il nome di ropali. Sono delle strutture e ogni struttura funziona come se avesse circa 6 occhi, cioè un occhio per guardare sopra, un occhio per guardare sotto e altri 4 occhi che ancora gli scienziati non hanno capito a cosa servano. Tuttavia la natura evidentemente ha abbondato. Passando invece nella parte sottostante, si hanno i tentacoli e le braccia orali. I tentacoli sono quelli utilizzati per l'attività predatoria, cioè per mangiare i piccoli organismi, mentre le braccia orali sono quelle che vanno appunto a ripulire i tentacoli e raccolgono gli organismi morti e li portano alla bocca. Bene, ho parlato di tentacoli, ho parlato di braccia orali, a sto punto bisognerebbe chiedersi come mangiano le meduse. Perché alla fine capire come mangiano le meduse ci permette di capire anche come pungono. Perché dire che ci ha morso una medusa e ci ha punto una medusa non è proprio giusto. Diciamo che le meduse ci fanno male utilizzando un tipo particolare di cellula che prende il nome di nematociste, o meglio, in gruppo nematocisti. Sì, perché ce ne sono proprio una quantità veramente enorme lungo tutti i centimetri di tentacoli di medusa. I nematocisti funzionano proprio come delle vere e proprie mine. Hanno un grilletto che li fa scattare, che si chiama cnidociglio, praticamente sensibile alla pressione ma anche alla variazione osmotica. E appunto quando lo cnidociglio viene toccato avviene una delle reazioni più veloci di tutto il mondo animale. In 3 millisecondi partono centinaia di migliaia di arpioni e si ficcano all'interno della carne del bersaglio. Questi arpioni sono forati e immettono all'interno della carne dello sventurato 3 tipi di veleni che appunto hanno anche azioni neurotossiche, paralizzanti, che causano uno shock anafilattico. Questi arpioni si trovano all'interno di una cellula cava e praticamente quando appunto lo cnidociglio viene toccato partono. Vi è una pressione osmotica, una differenza di pressione osmotica così elevata che avviene questa reazione in un tempo veramente brevissimo. E il fatto che ci sia questa differenza di pressione osmotica ci informa che appunto lavare le punture di medusa con acqua dolce oppure con l'urina, che hanno salinità diverse rispetto a quella salata, è una fesseria, non servono assolutamente a niente. Ci sono alcuni antidoti contro il veleno di medusa, oppure la cosa migliore da fare è quella di lavare la parte, non toccarla, non strofinarla per evitare di attivare ulteriori cnidocigli, ma semplicemente lavare la parte colpita con altra acqua salata, oppure aggiungere calore, perché si tratta spesso di un veleno termolabile, mentre il veleno di alcune delle meduse più pericolose al mondo, come per esempio le cubomeduse, viene disattivato dallo stesso aceto. Però questo deve intervenire in un tempo veramente brevissimo, perché hanno una mortalità elevatissima queste meduse e il loro veleno raggiunge il cuore veramente in un tempo brevissimo, frazione di minuto, e si va quindi incontro a un infarto vero e proprio. Sono numerose le persone che muoiono per via delle punture delle meduse ogni anno, specialmente in Australia. In ultimo, visto che l'amore trionfa sempre, bisognerebbe anche approfondire come si riproducono le meduse. Beh, diciamo che madre natura alla fine è stata abbastanza benevola, perché ci sono meduse maschio e meduse femmine. Tuttavia, visto che nessuno avrebbe mai voluto baciare o accoppiarsi con un essere che utilizza la propria bocca anche come ano, sia le meduse maschio che quelle femmine liberano i loro gameti, quindi lo sperma e le uova, nell'acqua marina. Poi si uniscono e si forma una specie di verme piatto che prende il nome di planula. Questa cosa, la planula, è comune anche all'interno dei polipi ed è per questo motivo che per esempio le correnti marine consentono alle barriere coralline di crescere. I coralli maschi e i coralli femmine liberano uova e sperma nell'acqua, si creano le planule grazie all'uovo fecondato, e quindi le correnti portano le planule in giro dove si posizioneranno su uno scoglio e creeranno una nuova barriera corallina. Ecco, per le meduse funziona più o meno così, ovvero si crea la planula si stabilisce sul fondo del mare e qui
diventa un polipo per buona parte della sua vita, della sua gioventù, fino a quando non diventa uno scifostoma, che assomiglia appunto a una specie di barattolo delle patatine Pringles, poiché al posto di ogni patatina c'è un'efira, cioè una medusa molto giovane che assomiglia a un quadrifoglio. Quindi poi dallo scifostoma si staccano le efire, cominciano la loro vita pelagica, ovvero trasportate dalle correnti, e diventeranno delle meduse, dove cresceranno felice e contente fino a quando non troveranno il loro amore. Ora che sappiamo più o meno come funziona una medusa, mi piacerebbe parlare di qualche esempio in particolare. Per esempio, la caravella portoghese, nome scientifico Physalia physalia. Bene, non è un organismo unico, ma è più organismi uniti. Fa parte della classe idrozoa ed è costituita da più zoidi, cioè singoli organismi che si uniscono e creano una colonia galleggiante. Per esempio, ci sono zoidi che si occupano della riproduzione, altri che si occupano dei tentacoli, quindi dell'alimentazione, come anche un unico zoide molto grande che costituisce la vescica, cioè la parte cava e piena di un liquido simile all'aria, che consente appunto all'intera colonia di galleggiare, perché la caravella portoghese vive tutta la vita sulla superficie dell'acqua, non può andare sott'acqua, ed è dovuta principalmente al fatto del perché non ha muscoli, ma essendo costituita da più organismi non si sono organizzati in muscoli, ma piuttosto in questa colonia che presenta i tentacoli lunghi decine e decine di metri che pescano negli oceani sospinti dai venti. Quindi è proprio libera, non è come le altre meduse che può controllare il proprio moto. Pertanto può capitare che questa medusa arriva ed è un pericolo gravissimo per i bagnanti, poiché ha un veleno mortale. Tuttavia è una cosa abbastanza rara il fatto che si avvistino delle caravelle portoghesi vicino riva. Tuttavia, sebbene abbia un veleno mortale capace di uccidere in pochi minuti, alcuni organismi sono che appunto utilizzano la stessa caravella portoghese come riparo. Per esempio, alcuni animali che la utilizzano come riparo sono i pesci pastore, il cui nome scientifico è Noemus gronvi, oppure, altro nome comune più simpatico, il derivante delle caravelle, più poetico, che usa le caravelle appunto come riparo. Allo stesso modo del pesce pagliaccio utilizza l'anemone, lui utilizza la caravella portoghese. Oppure ci sono delle lumache di mare che prendono il nome di nudibranchi, il cui nome scientifico in questo caso è Glaucus atlanticus, che mangiano i tentacoli della caravella portoghese e ne acquistano i nematocisti. Praticamente potenziano il loro corpo, lo rendono velenoso, utilizzando i nematocisti della caravella portoghese. Oppure ci sono i polpi mantello, i blanket octopus, che strappano i tentacoli della caravella portoghese e se li portano appresso come difesa. Anche le tartarughe marine sono capaci di mangiare questo tipo di medusa. Ciò è dovuto al fatto che hanno una pelle molto spessa e pertanto i nematocisti non riescono a perforarla. Un'altra medusa particolarmente interessante è la criniera di leone, Cyanea capillata, ovvero una medusa della classe degli scifozoi, i cui tentacoli raggiungono la lunghezza di 10 metri, mentre la campana raggiunge un'ampiezza di 2 metri. È veramente un colosso questa medusa. Tuttavia, abita le acque più fredde, le acque polari, e compare, per esempio, nei racconti di Arthur Conan Doyle, nelle Le avventure della criniera di leone, dove Sherlock Holmes indagherà sulla natura di uno strano incidente avvenuto nella regione del Sussex. Ci sono anche delle meduse capaci di vivere in acque completamente dolci, per esempio la medusa d'acqua dolce, chiamata, nome scientifico, Craspedausta sowerbi, che è una medusa originaria della Cina, del bacino dello Yangtze, anche se adesso è comune in tutto il mondo. Per esempio si hanno degli avvistamenti anche nel Canton Ticino. È una medusa innocua, tuttavia può diventare infestante. Anzi, si pensa che la quantità di questa medusa all'interno dei bacini d'acqua dolce europea sia sottostimata e quindi potrebbe essere più comune di quanto pensiamo. Ho portato anche qualche esempio per la classe cubozoa, ovvero le cubomeduse, le meduse che hanno la campana di forma cubica. Sono meduse predatrici, cioè inseguono attivamente la loro preda,
Ci sono alcune di queste meduse che hanno 6 ropali, cioè 6 occhi, o meglio, 6 strutture e ogni struttura ha 4 occhi, quindi in tutto hanno 24 occhi e hanno pertanto una vista perfetta. Si può parlare perfino di un cristallino della medusa. Ed è per questo motivo che queste meduse sono attratte anche dalla luce stessa, che riescono a vedere abbastanza bene, come anche gli ostacoli, sono capaci di schivare gli ostacoli. Ci sono meduse della classe Cubozoa, alcune grandi fino a 2,5 metri, alcune veramente piccole. Per esempio le meduse Irukandigi, queste meduse che raggiungono a malapena la grandezza di 1 centimetro, causano la sindrome Irukandigi, cioè una serie di dolori a partire da mal di schiena, nausea, palpitazioni, che può durare anche diverse ore. Mentre, parlando invece di meduse più grandi, abbiamo la Clironex flegeri, che raggiunge i 2,5 metri e uccide in 3-4 minuti, usando un veleno che causa un arresto cardiaco. Ovviamente, sfortunatamente, perché alla fine tutti questi animali velenosi e pericolosi si trovano quasi tutti in Australia, queste meduse sono endemiche delle zone delle coste australiane. Tuttavia, anche il Mediterraneo ha la sua cubo medusa, ovvero la Charybdea marsupialis, che non è mortale, ma tuttavia fa veramente molto molto male. In ultimo riporto una medusa, o meglio un idrozoo che ha la forma di una medusa, che ha aiutato invece molto, ma veramente molto molto, l'essere umano, la biologia e la tecnologia. Si tratta dell'Aquarea victoria, ovvero una medusa che naturalmente si illumina producendo una proteina che prende il nome di GFP, ovvero proteina che si illumina di verde. Tuttavia questa proteina può essere modificata e ha per esempio degli utilizzi pazzeschi. Si può iniettare tranquillamente all'interno dei topi, dei pesci, dei cani, dei gatti, dei batteri, rendendoli per esempio sensibili ad alcuni inquinanti. E immaginate voi, la iniettate dentro dei batteri e magari quando entrano in contatto con un inquinante particolarmente pericoloso, questi batteri si illuminano ed è una specie di segnale, un marker pazzesco. E la sua proteina, la GFP, è talmente bella, talmente importante, che oltre ad aver dato diversi Nobel agli scopritori, uno scultore ha fatto una scultura dedicata interamente a questa bellissima proteina, che ha una forma molto particolare. In ultimo, visto che mi piace sempre smentire fake news, molto spesso, specialmente nel periodo estivo, si osservano tantissime notizie e news di meduse che arrivano, tropicalizzazione del Mediterraneo, eccetera, eccetera. Beh, sebbene non si possa negare la tropicalizzazione del Mediterraneo, e in seguito farò un video a proposito, l'esplosione di meduse non dipende unicamente dal cambiamento climatico, non dipende unicamente dalla temperatura dell'acqua, poiché una creatura, un qualsiasi animale, diventa particolarmente prolifico quando o non c'ha i predatori, o c'ha tanto cibo, oppure non ha animali che magari la possano, come si dice, ostacolare nel raggiungimento del cibo, quindi non ha competizione. Bene, nel caso del Mediterraneo si stanno verificando tutti questi eventi. Innanzitutto con l'acidificazione dell'oceano, cioè con lo scioglimento della CO2 all'interno dell'acqua, numerose specie di meduse si trovano in difficoltà e pertanto alcune dominano sulle altre. Oppure la perdita dei predatori naturali. I predatori naturali delle meduse nel Mediterraneo sono i pesci luna e le tartarughe marine, e sappiamo entrambi, sappiamo tutti quanti, che sia tartarughe marine che pesci luna stanno diventando animali sempre più rari, e questo porta quindi a un aumento sconsiderato delle meduse. Inoltre, ultima cosa, per esempio, cosa che spesso avviene nel mare Adriatico, un mare che è chiuso e nel quale sfociano numerosi fiumi, è che avviene un fenomeno che si chiama eutrofizzazione, ovvero tutti i concimi fertilizzanti raggiungono il mare, causano un'esplosione algale e quindi tutti gli organismi di cui naturalmente si nutre la medusa, cioè i batteri, il plankton e le alghe, esplodono, cioè si riproducono in massa e pertanto fanno un gourmet per la medusa, che trovando più cibo si riproduce più facilmente. Quindi asserire che le meduse stiano invadendo il Mediterraneo soltanto perché è più caldo è incompleta come cosa, anche perché molte meduse si riproducono d'inverno, e è stato notato anche che le meduse rispettano dei cicli. Cioè, i casi in cui si hanno esplosioni di meduse, che il nome
diciamo che il modo giusto di chiamarle sarebbe blooming, avvengono annualmente, quindi non ci sarebbe neanche tanto da stupirsi. Però se si vuole avere una prima pagina sul giornale, diciamo che il Mediterraneo sta diventando un brodo caldo, che è vero, ma le meduse non c'entrano niente